Mario Oliverio torna a scagliarsi contro il decreto Calabria e ripropone ai sindaci una mobilitazione a margine di un incontro a Catanzaro. Il provvedimento, tuona il governatore della Calabria, non ha fatto nulla per la nostra sanità. Nel decreto Calabria sono state compiute scelte che tutto hanno a che fare che con la sanità calabrese, la salvezza della sanità calabrese. E i conti cominciano a tornare. Non è stato assunto nessun provvedimento per quanto riguarda lo sblocco delle assunzioni di personale medico e paramedico. Io dopo che finirò con voi ho qui i precari del Pugliese di Catanzaro che sono qui perché stanno per essere licenziati. Non è stato assunto nessun provvedimento per quanto riguarda gli investimenti. Ricorda poi che nella legge approvata dal primo governo Conte, la parte relativa agli investimenti interessa la Lombardia e il Veneto. La parte relativa allo sblocco delle assunzioni, compresa nel decreto Calabria, è una parte che interessa paradossalmente la Lombardia e il Veneto. La Lombardia e il Veneto, perché si lega lo sblocco delle assunzioni ad una misura che è quella del 5% del bilancio del precedente anno, cosa che per una regione come la Calabria, che è in piano di rientro, non esiste. C'è poi un passaggio sulla norma che toglie il potere di nomina alla regione e lo riporta in capo al governo. In conseguenza del fatto che non si sono messi d'accordo sui nomi, le aziende sanitarie sono prive di direzione. Sono oltre 3 mesi che le aziende sanitarie non hanno i direttori generali. È una vergogna. Mi auguro che il nuovo governo, se si farà un governo, il governo cosiddetto giallo-rosso-giallo, giallo-rosso, affronti questo problema di revoca del decreto e di norme che vanno nella direzione opposta a quella che è stata imposta dal governo giallo-verde precedente, su proposta di questo ministro della sanità che ha determinato una condizione di disastro e mi assumo tutte le responsabilità di quello che dico. Io mi auguro che così avvenga, perché altrimenti ci sarà un secondo tempo. Malgrado i colori del governo, ci sarà un secondo tempo che la Calabria non può accettare, che io non accetterò mai e non ci saranno bandiere di partito a fermarmi. Poi l'invito ai sindaci alla mobilitazione. Vi propongo di far partire una forte richiesta, un forte allarme, perché la situazione è davvero drammatica e non è possibile che questo possa essere tollerato. E se questo non avverrà, io vi propongo di organizzare una iniziativa ancora più forte con i sindaci, con i comuni, con la regione, perché noi dobbiamo guardare all'interesse della Calabria.